un approccio c'è mai stato? Ma, un accorteggiamento? Sì, sì, questo sì, cioè nel senso tutto questo può esserci stato, ma molto, però no, tutti questi 20 anni, soprattutto a lui piace molto corteggiare un po' tutti, ecco, donne e uomini, certamente con le donne di semplice. È una persona assolutamente rispettabile, generosissimo, una persona di grande cuore. È una persona che veramente rispetta tutti, dal cameriere al suo avvocato, e dovreste semplicemente conoscerlo per capire di che persona si tratta. Vero, Leon? Sì. Sono una curiosità, lei canta ancora? Sì. Canta ancora? Vuole che le canti una canzone? No, però... Allora... No, era una curiosità, qual è la canzone preferita di... Allora, canto ancora, come sì, se mi date un gettone canto ancora. Okay, no, scherzavo. La canzone preferita del dottore, ce ne sono tante, tra l'altro lui canta anche molto bene, e... Un altro addio, sì, una canzone che io cantavo spesso per lui, e anche La voglia e la pazzia. Gli piaceva molto Ornella Vanoni, un disco del 74 che lui ascoltava con sua moglie, e quindi era molto legato a questo disco del 74 che si intitola La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di Toquinho, Vinicius de Moraes e Ornella Vanoni. Toquinho, tra l'altro, con il quale io ho anche cantato e suonato, e quindi lui spesso mi faceva cantare questa canzone, ma me la faceva cantare perché era una canzone che gli ricordava molto sua moglie. Sì. La prima moglie, Veronica. Veronica, per quello va bene. Il detto magari serviva per mettersi un vestito per una cena elegante. Sì, anche si riferiva anche a queste cene o solo a queste cene? No, ma in realtà era una sorta di mettersi un vestito elegante, inteso come tuxedo. Vestito, vabbè, ho capito. Scusi, allora non l'ho proprio compresa. La cena in sostanza, la definita. Le cene erano sempre molto eleganti, cioè non c'era mai niente di trash, non ho mai visto.